Franco Franchi e Ciccio Ingrassia esordiscono in coppia sul grande schermo nel 1960 in un interludio comico della commedia musicale Appuntamento a Ischia. Ottenuto un immediato successo, il duo domina la produzione di intrattenimento italiana per tutto il corso degli anni 60, protagonista di un centinaio di pellicole. La comicità di Franchi Ingrassia nasce da una tradizionale esperienza d'avanspettacolo, di cui conserva l'esuberanza mimica. Rielabora, d'altra parte, la dinamica di coppia tipica dei classici del cinema comico, sostituendo gli schemi narrativi del teatro minore italiano con sfondi parodistici, quasi sempre ispirati da contemporanei successi cinematografici. Diretto da Osvaldo Civirani nel 1972, Due gattoni a nove code e mezzo ad Amsterdam fa riferimento nel titolo a un thriller di Dario Argento dell'anno precedente, ma trova i suoi principali spunti farseschi in una stereotipata ambientazione olandese a base di donne, diamanti e hippie. Domani partirò, bambina mia, lasciandoti qua giù
con nostalgia. Su, non piangere piccola mia, che sulla luna non ti scorderò. Amore, 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 amore mio, là nell'azzurro c'è la nanonina. Io a questo qualche volta l'ammazzo. Senti, me la puoi fare una cortesia? Di non cantare quando canto io? Non ti sopporto! Non ti sopporto tutti i giorni dentro le mie orecchie! Ma dico io, con tanti pappagalli che ci sono nel mondo, per forza un pappagallo del nord doveva comprare un pappagallaccio milanese, eh? Io vorrei sapere quando deciderete di farla finita con questo stupido campanilismo nord e sud, sud e nord. Mi sembra lui che mi offende, questo volentone. Pirù, tu stai zitto. Lo volete capire che siamo tutti sotto la stessa bandiera, la stessa patria? Io sì. Siamo tutti italiani. È lui che non l'ha capito, come le decare sempre. È solo 8 volte che mi fate rifare il pezzo. Va bene, scusa. Se avete qualcosa da dire, andatevene fuori. Per la miseria. Va bene, ma è il mascalzone che... 3 volte mascalzone sarai tu! Per favore, la volete smettere? Già. E fate le persone serie. E tu, Magnesio, ti sei ricordato chi ha telefonato durante la nostra assenza? Non ricordo. Ci si è incantata la puntina, parla, chi ha telefonato? Almeno era voce di donna o di uomo? Una voce ambigua. Come hai detto? Non mi viene. Non te viene, eh? La tua fortuna è perché sei un pappagallo. E la carne di pappagallo non è commestibile. Altrimenti ti farei vedere. A me? Stai attento come parli, sai, cornuto. Che facciamo, ricominciamo? È lui. Pronto? Cretino, è la porta. Io me lo mangio lo stesso. Ciao. Ciao, che facciamo di bello oggi? Sticks. Ah, l'aperitivo che addenta. Ciao, Ciccio. Ciao. Preparati subito che abbiamo una giornataccia, eh? Ciao, bene. Spiritoso. Magnesio. La faccia d'occhio. La bella è la bestia. Ti proibisco di parlare, Magnesio. Guarda un po' questo pappagallaccio. Le macchine. Dunque, il colore. Dunque, vediamo un po'. Fammi vedere. Ecco, ferma così. Dolce. Sorridi. Non ti muovere, eh. La luce. Fatti guardare. Ecco. L'altra metà. Sì, così. Così sei meravigliosa, bella, bella, bellissima, bellissima! Sorridi? Ah, sei dolce. Aspetta. Ecco di la reclame, la Swiss. Tieni bene, bene. Fai leggere bene la scritta. Così. Non ti muovere. Pronti? Che fai? Ciccio, vai grande pensatore, che fai? Mm.
No, no, non ci siamo. Devi bere con avidità, come se tu ti trovassi in mezzo al deserto, sotto il sole cocente, sì, sotto il sole cocente, dove gli avvoltoi aspettano da un momento all'altro la tua caduta per poterti agguantare e portarti con loro nell'infinito, capito? Quindi bevi, con avidità, sì, così. Brava, brava, ecco, forza, non ti fermare, sorridi. Non staccare, così, su, spostati, a destra, a sinistra, colore, bianco e nero, colore, aspetta, ecco, così, così, ah, brava, sì, muoviti, muoviti, sì, più morbida, ancora, ecco, così, brava, aspetta sulla scala, un altro gradino in più, un altro gradino, ai! C'era il soffitto, il soffitto. Ecco, cambio macchina, ecco. Sì, oh, che buffo, la macchina ti prende in giro! Bravo, l'hai preso al volo! Impara a scrivere a macchina. Sì, ti faccio vedere, io se devo imparare a scrivere a macchina. Buongiorno. Sfis? No, io sono Sharp. Oh, piacere. Mi scusi. Piacere, ma prego, si accomodi. Che cosa posso esserle utile? Non so se lei conosce Allegri Sogni. Beh, ne avrà sentito parlare. Oh, beh, certo, non è importante come Life. Che ha fatto? È la sigaretta. Ah, 4 minuti e mezzo di vita in meno per ogni sigaretta. Non si fuma. Non si deve fumare. Ah, sì, certo, ha ragione. Prego. Ferma. Aspetta. Aspetta. Sì. Primo piano. Ti faccio il colore. Per la nostra rivista scandalistica vorremmo un servizio importante. Lei avrà visto il nostro servizio sulla morte di Van Gulden, il re dei diamanti. Sigaretta? No, grazie, non fumo. Sensazionale, fantastico, eccezionale. Grazie. Voi avete l'abilità di trovarvi al punto giusto nel momento giusto. Per questo sono qua. Certo. Dovete partire subito per l'Olanda. Quello adesso è il punto giusto. Mi sono spiegato? Riproviamoci. Ferma. Sì, così, così. Bisogna riprovarci un'altra volta. Ecco, ferma. Così. Ferma. Ma che balliamo il tango. Ecco, sì. Dove sei? Non ti vedo. Ui, ui. Avrà letto i giornali, no? In tasca Van Gulden è stato trovato uno strano biglietto. C'era scritto: David lo dirà con i fiori e il guru capirà il messaggio. Chiaro? Chiarissimo. Capito? No. Appunto. E non lo è nemmeno per l'Interpol. Sappiamo solo che sotto c'è un grande traffico di diamanti. Ma noi non siamo dei poliziotti. A noi interessano soltanto delle fotografie sensazionali.
e ne vogliamo una di questo David e un'altra del guru. Naturalmente con tutto quello che si può sapere su questi due. Bevi, bevi. Bevi ancora. No. Dunque, in sostanza, come prova il biglietto trovato sul morto, David è un hippie e il guru una specie di santone indiano. Ma allora dobbiamo andare in India? No, 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 no. Il guru si trova anche lui ad Amsterdam e vuole praticare una specie di crociata o roba del genere tra gli hippie. Lei conosce il mondo degli hippie? Certo, le sale corse, i cavalli. No, 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 ippica, hippie, il mondo dei fiori. Scusi, fiori. L'omonomia. Ecco, beh, il difficile sarà avvicinarlo a una guardia del corpo. E sembra che sia sempre tappato in camera. Ma lei è un uomo in gamba. E basta che il suo fotografo lo sia altrettanto e avremo un boom giornalistico. È un mostro! Il mio amico le persone non le fotografa, le fulmina! Prego, venga a vedere. Dov'è? Eccola! L'ho fulminata! Però... Questo è il mio biglietto da visita. Importo export biancheria femminile, Bing Bong. Bing Bong. Che fosse parente di King Kong. E queste sono le iniziali del mio cognome, Bigio Bong. Avete prenotato l'albergo? Veramente no. Attenti perché ad Amsterdam non è facile, eh. No, gli alberghi sono sempre pieni. E come facciamo? Nel caso ne aveste bisogno, rivolgetevi qui. È una pensione? No, amici miei. Che cos'è? È una carissima amica. Mi scusi, ma carissima in che senso? Taxi? Il signor Big Bon? Sono io. La prego di seguirci la stazione di polizia. Non capisco. Ci seguo, poi ma spiegherò. Scusate, ma che fate? Io sono un cittadino olandese. Ma quelli amico nostro. Meglio, scusa, je proteste, je proteste, stamp, 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 giornale. È inutile che insiste tutto il mondo e il paese. Goodbye, goodbye. Ce ne andiamo. Metta sì! Buongiorno. Buongiorno. Pite. Buongiorno. Buongiorno. Ya? Ya, questo è per lei. Grazie. Ah, amici di Big Bon, amici miei, italiani, ya? Pite. Pite. Grazie. Fammi passare. Bite, bite. Ah. Sì. Mi nome è Helga. Io sono Ciccio, lui è Franco. Ah, Chico e Francio. No, no, è Franco e Ciccio. Ho capito. Chico e Francio. Questa non ha capito niente.
Ah, mie amiche. Chico, i Francio, John, i Susi. Piacere. Noi lavoriamo insieme a un spettacolo. Su, andate. La porta, porta. Ore uva. Dai. Attenta la testa. Molto belle. Molto, molto belle. Questo è tutto. Adesso hai capito perché ci troviamo qui ad Amsterdam. Mm-hmm. Io aiutare, portare voi dai hippies. Come dire, il vostro paese io farò cicci. Ah, lei fa il canarino. Ciccio formaggio. Stai zitto. Cicerone? Sì, quello che vende la pasta e fagioli. Ma che pasta e fagioli? Ci farà da cicerone. Prosit. 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 Questo è essere piazza di Dam, che vuol dire in olandese dica. Qui si riuniscono tutti gli hippies del mondo. Chico, fai vedere a me? Grazie. Io vedere amica. Le pare italiana. Vediamo. Sì, andare? È un'amica sua, andiamo. Sei sicuro che questa tua amica ci fornirà l'informazione giusta? Sì, me lo auguro. Permesso? Ciccio, mi piacerebbe ippiare. Quanto mi piacerebbe. Ciao, ti presento i due amici italiani. Piacere. Franco e Chico. Ciao. Ciao. Non scherzare con te, detto. A due minuti, sì? Chi sono? Giornalisti. Allora digli di fare delle fotografie a noi hippie. Sì, certo, è quello che devono fare. Intervistare un certo David. Ah, davvero? Anzi, tu lo conosci? No. E allora? Bene, posso provare a portarli in questo ritrovo. Mi scusi, signorina, ma trovare questo David per noi è questione di vita o di morte? No, ma che morte! Per entrare in ambiente hippie dovete avere abito adatto. Vi dovete cambiarvi. Ah, ho capito! Dobbiamo indossare l'abito di società come i pinguini. Col frac. Oh, Helga, hurry up, otherwise we are late. Okay, I'm ready. They are waiting for us. Noi dobbiamo uscire, il nostro spettacolo incomincia tra un'ora. Voi che cosa fare? Noi invece andiamo a letto, siamo stanchi. Ok, ciao. Bye. Andiamo. Buon lavoro. Buon lavoro. Qui. Ricordati che siamo ospiti. Sì, ma siamo anche mascoli, eh? A me piace, vorrei accasarmi. Ma quale accasare? Siamo qui per lavoro. Che? È il tuo turno. È passato. Come passa il tempo? Ciccio, ci sono le ragazze, rientrano. Che facciamo? Perché dormiamo, giù? Dormiamo. Oh, my God.
I went out with Harry. Harry? Listen, but what happened? I got mad. Really? What? He broke my stockings, the fool. What a night. Che ti è successo? Dice la mamma Rocca, si guarda ma non si tocca. Buonanotte. Francio, Chico, sveglia. Coffee? Buongiorno. Yeah. Grazie. Avete dormito bene? E tu, Francio, non fai più questi scherzi, ya? Yeah? Sì. Mi dispiace tanto. Scusatemi, ma oggi non posso accompagnarvi. Ho tanto da fare. Ma più tardi verrà Thea a prendervi. Ti porterà a trovare David. Ok, ci arrangeremo. Ci vediamo stasera. Come Susie, it's late. Bye bye. Ciao. Capito cosa? Che non ci accompagna. Eh beh, ci accompagnerà l'altra, scusa. Va bene. Mettiamoci al lavoro. Mettiamoci al lavoro. Su, alzati che è tardi, vai. E prima prendo il caffè, poi mi alzo. Il caffè lo prenderai domani. Da ballare. Chiedi sempre di David. Scusi signorina, permette questo tango. Qui, quando qualcuno vuole dire qualche cosa, la dice cantando, capito? Dire cantando. Dice che quando qualcuno vuol dire qualcosa lo deve dire cantando. David, conoscete? Bom, bom, bom. Che t'ha detto? Boh. Ci provo io. Signorina, lei conosce David. Thank you.
Se volete salutare gli hippie, questo è il momento. Cantando? Sì, cantando. Ha detto che se vogliamo salutare gli hippie lo dobbiamo fare però cantando, tu capisci? E canta. E che canto? Quello che ti pare. Ah, vado subito, vengo. Scusate un attimo, eh? Grazie, grazie, grazie. Un momento. C'era una cicca. Fetoso. Attention, please, je vais présenter Monsieur François une chanson. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Siamo gli siciliani, siamo pronti per marciar e di scrivere sui muri pace, amore e libertà. E a chi tenta di fermarci con noi continui farà. Ed in faccia gli gridiamo, siamo gli figli più ra. Lavorare non ci piace, i padroni ancora di più, ma vogliamo donne amore sempre di più. Scusi, prego. Ottimo! Che cos'è? Il succo d'arancia? Musquash. Cosa ha detto? Succo di topolino. Concini col ragù. E a chi parla di lavoro, noi lo mandiamo fra gli zulù. Il futuro delle genti, tutto hippie sarà. Senza tasse, senza affitti, fatto di felicità. E se c'è ancora qualcuno che vorrebbe lavorar, tutti in coro canteremo, siamo gli figli più ra. Lavorare non ci piace, i padroni ancora di più, ma vogliamo solo amore e nulla più. Gli spaghetti al pomodoro, bocconcini col ragù, e a chi parla di lavoro noi lo mandiamo fra gli zulù, fra gli burra. Bravo, bravo. Grazie. Che c'è? Non sono Stay over there. No. What do you think about this question? No, John. No. Only up kills him. Avviene. Sì. Good morning. Buongiorno. Scusi, no. Mr. Guru. Who help? Io fotografo. Italian International Stamp Journal. No, it's Italian. Impossible. It's come impossibile? Excuse me, Stamp Italian Notizie per... popolo italiano e tutto il popolo Europa, anche mondiale. Stamp. Ok, just a moment, please. Hai visto com'è facile? Please. Mr. Guru. Prego. Grazie. Dopo di lei. Excuse me. Fermi! Ma non finirà qui, sa? E ci rivedremo! Certo, non finirà qui! Andiamo. What time is it? Oh, I don't know. It's 2 o'clock. 2 o'clock, really? Yes. Late. Yes. My notes is ready. Just a moment, please. Thank you. You know, it's late. I must go. Yes. Good morning. Yes. Please.
Vada cana, cana. Non finisce! Ti vedremo! No, non sei a terra, non sei a terra, sei sulle mie spalle. E ora che facciamo? Da dove si va? Astuzia. Andiamo. Non sbaglia mai. Allora vado. Vai, fotografa e torna. Ho capito.
Vado. Fotografo e torno. Perfetto. Parla! Ma che dici? Hanno ammazzato compare Turismo? Sì, comare Lola. Hanno ammazzato uno. C'è un morto. Sì. Guarda, lì, per terra. Dov'è il morto? Lì, sarà dietro la porta. O sarà sotto il letto? Può darsi. Vediamo. Oppure prima sopra. Ecco, vedi sotto, c'è. Non c'è. Dietro le tende. Qui l'ho visto. Vieni. Con i miei occhi. Piuttosto cerchiamo di trovare il Gudo, perché lo dobbiamo fotografare. Ma era lì, scusi, dov'è la Nato? Grazie, conosco la strada. Piano! Paolo! Ma non finisce qui! Qui qualcuno ci rimette le ossa. Già fatto, Ciccio! Questi ci buttano sempre fuori. Se fossi forte. Ciccio, vieni! Una scuola di judo. Io imparo subito. Così vediamo se ci buttano fuori. Lo judo è un'arte nobile e gentile. Basta che uno si applichi in questo sport per essere invincibile. Per controllare l'avversario... Sì, signore. Basta guardarlo profondamente negli occhi. E poi... Ai! Servi! Come va? Grazie. Su, coraggio! Fermi! Franco, come ti senti? Bene, mi diverto. Si diverte, continui pure. Ma io scherzavo. Adaccio. Ancora due prese e per oggi basta. Grazie, ma io voglio la mamma. No. Oh!
Non ce la faccio più. Che fa? Mi gira la testa! E ciò! Tu aspetta qui, vediamo se mi buttano fuori. Ora vedrai. Aspetta. Vogliamo andare? Mi dispiace tanto, devo andare a Londra. Io vi lascio appartamento, questo è casa vostra. Beh, ah, molto gentile da parte sua, ma chi ci aiuterà a trovare David? Anche perché in questo momento il guru è disteso all'obitorio sul mare. Ovvio. Niente, si è fissato che il guru è morto. Ma no, lui non è morto. Ieri sera ha fatto conferenze stampa in hotel, vedi? Cosa ti dicevo, Ma è lui! Hai visto che è vivo? E ora che si fa? Che si fa? Comunque, voi, amici Big Bang, chiedi a lui di aiutare. Sì, andiamo a trovarlo a bottega. Come bottega? Sì. Ah, sì, a trovare lui bottega di biancheria femminile. Ma quale biancheria? In bottega, in prigione, in galera, calebusce? Ma no, lui è uscito. Uscito. Come dire voi, quico? E qui quacchio. Come dire? E qui quello. E qui clicchio. E qui clocchio. Ah! E dice che è stato tutto un equivoco e l'hanno rilasciato. Equivoco, e se lei dice qui quacchio. Ma lei lo dice in scandinavo olandese. Vabbè, in scandinavo. Berger, guarda qua. Ma questo è. Questo è il fotografo. Quello che ha fotografato me all'Alfa Hotel. Ora ho capito. Arrivo. Just moment. Un amico mi manda questo. Senta, è Pino. Un tassì. Se qui è come Roma, faremo notte per trovare un tassì. E invece no, eccolo là. Tassì! Tax. Seguimi. Grazie. E allora? E qui dice padiglione. Deve essere qui vicino. Ciccio. Che? Guarda. Ciccio, stai pensando quello che penso io? E allora facciamo finta di niente. Un
Vieni. Andiamo di là. Dove si sono cacciati? Ferme! Reti! Mamma. Dove si saranno cacciati? In fondo al corridoio. Giusto, andiamo. Sì. Occupato. E sono io. Parola d'ordine. Ettore Filamosca da Capua. Fanfulla da Lodi, all'attacco. Thank you.
Tranquilla, non ci sono. Si sono volatilizzati. Presto. Svenuto. Esci! Dove si va? Zitto! Destra o sinistra? Di qua, di qua! Di qua! Ma di qua si va al centro. Cerca di liberarti di questo costume. Entra. Beh, svelto! Svelto! Aspetta! Stai fermo! Aspetta. Come faremo a trovare la via se non sappiamo parlare la lingua? Lascia fare a me. Non ti preoccupare, la troveremo. No. Mi scusi, dove questa via, per piacere? No, no. Scusi, tanto. Scusi. Scusi, please, via questa scritta. Ah, no. No, no. Eppure deve essere qui vicino. Scusi, questa strada, Street, American Street, via. Dove? No, no, scusi, non conosco. Pardon, dove? No. Questa strada. No. No, no. Pardon. Ecco. Aspetta, scusa, piccolo Street, dove questa biuccia? No, non conosci? Risponde, risponde. Nemmeno, niente. Scusi, signore. Credi che la troveremo, sì, la strada? Sì, non ti preoccupare, deve essere qui vicino. Tu dici? Proviamo qui. Questa è. Ecco. Entra. Là. È permesso?
Oh, mi scusi se siamo entrati così senza bussare. Non sapevamo che lei era in déshabillé. Qui, non vede che è un manichino? Ah, già, un manichino. Buongiorno, mi scusi, no? Comunque, mi scusi lo stesso. Attendiamo. E che? Ja, desiderano. Bim bong. Tornerà fra poco. Grazie. Stiano comodi. Prego. Scivolain, caduto. English? No. Tedesche? No. Francais? No. Arabic? Turche? Italiana? Ah! E di dove? Mi son Turin. La laboriosa Turin. E mi son veneziana. Ostetrica. Vuoi dire ostrega? Ostregheta. Ah, ostregheta, è già, è veneta, si dice ostregheta. È proprio vero, l'Italia è lunga assai. Io sono Mary, Maria, lei è Betty. Ah, lei si chiama Mary Maria e l'altra Bettola. Fai le presentazioni. Sì, io sono Franco e lui è Ciccio. Piacere. Siete ad Amsterdam pour travailler? Sì, per lavoro. Io sono un giornalista, lui è un fotografo. Fotografo, fotoreportage. È tanto tempo che mancate dall'Italia? No, un paio di giorni. Cosa che c'è di nuovo in Italia? Canzonissimo. Ah, oh, ma non cambia proprio niente, né? E neanche Sanremo. Oh, bimbo! Ah, ma guarda chi si vede, finalmente vi siete decisi a ricordarvi di me, eh? Come va? State bene? Ragazze, indossate quei nuovi modelli, sì, e fatemeli vedere. Vabbè. Prego, accomodatevi nel mio ufficio. Prego. Venite. Prego. Vi faccio strada. Dopo di lei, prego. Davvero? Difficile. Difficilissimo, è più facile entrare al Pentagono che all'Alfa Hotel. Ma se tu ci aiuti... Che ci consigli di fare? Apollo 13. Qui sono molto diffidenti con gli stranieri. Ehi, ma dico a voi, lasciatevelo dire da uno che li conosce bene. Qui sono molto diffidenti con gli stranieri. E come? Che caldo. Che modello. Modello balalaika. Bravo. Molto bene, andate a indossare gli altri modelli. Allora. Vabbè, ma adesso basta, eh? Apollo 13. Sì, già, capisco. Bene, allora ragazzi, datemi tempo fino a stasera. Sentirò qualche persona del giro e state tranquilli. Lo troveremo, il vostro David. Sei un amico, un vero italiano. Ah, ma per carità, voi al mio posto fareste lo stesso, no? Allora, a stasera, ragazzi. Arrivederci. Ciao. Ciao. Peccato che sono impegnate. Belle ragazze. Mister. Chi è? Loro cercare David? Yeah? Sì. Io sapere dov'è. Venire. Venire. No, andiamo. Credevate di farmela, eh? Mi scusi, posso anche sbagliarmi, ma ho l'impressione che noi ci siamo già visti. Non ti sbagli, sono proprio io. Ah, Ciccio, permetti? Ho il piacere di presentarti l'assassino. È quello che hai fotografato all'Alfa Hotel? Sì, lui, quello che ha ucciso il guru, l'assassino. Yeah, quello essere io.
Dove sta la foto? La foto non c'è. Tu voleva fare poco, eh? Tu chi sembri più intelligente, dimmi. E dica pure a me. Allora, spiega tu amico che avere tempo fino arrivo capo Brechstein. Lui non scherza. Lui farà parlare tutti e due voi. E farà strappare vostra pelle con questa, capito? Ma la foto non c'è. 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 Topi de fogna. Ma ve la vedrete con il gatto a nove code. Ah! Bravo, bel colpo. Devo chiederti scusa per non averti creduto. Di niente. Non dobbiamo mollare. Sì. Con questa foto passeremo alla storia del giornalismo. Ci ingaggerà Le Figaro, il Times. Faremo parlare il mondo. Però bisognerebbe uscire di qui. E come si fa? Io la chiave non ce l'ho. Ma un modo ci sarà. Fammi vedere i denti. Perché? Fammi vedere i denti. Perfetto. Denti da roditore. E che? Dai. Incomincia a rosicchiare la corda che ho ai polsi. E che c'entra? Incomincia a rosicchiare. Ah già, chi non rosica non rischia. Allora, buttare forza. Da due donne. Non si riesce a fare cinque. Oh, un momento, va a capire, eh? Piano, fermi. Buono, io però... Io buttanco. Avanti, ancora. A chi tocca? A me. Avanti, tirati. Io aggiungo ancora quello. Un momento. Ecco, raddoppa. Questo giro è mio, eh? No, vero, ma pure uno. Aspetta. Via. No! Dai! Non c'è male, eh? No, male. Sai! 11. Non è per te, eh? Ecco fatto, eh? Che ne dici? Così? Vinto, non ha puntato domani, ma Fiorini! Non ha capito! Ma no, hai sbagliato la punta. No, quelli li ho puntati. Tocca a me, un momento, eh? Ecco. Chi fai? Te. Io. $3. Anche io non ho dubbi. Ci stai? Va bene, ci sto. Chi c'è sotto? Forza! Quanto era puntato? 5-15. E da questo piede, perché la scendi? Oh, sono franco. Manchi di 5. Guarda. Sì, ecco. Come ci comportiamo? Indifferentemente. Sì. Tira. Ehi. Questa è mia, eh? Fermi. Cosa è stato? Lascia perdere, sarà il gatto. Ma sì, giochiamo. Sono legati, sono legati. Ecco, ancora, punto. $10. Fiorini. Dici? Ah, no! Guardate, stabilisco io la puntata. Sì. $20. $20. $20. Va bene. Tira. Ancora, niente. Ho vinto. Pure a me? Perché non sei sceso? Ci sono i banditi. Pure fuori. No, no, siamo sempre dentro. Dentro? Sì. Ecco. Ho vinto! Ho vinto, sì. Avanti, su. Ancora. Maledizione. Allora. Così, finalmente. Di quanto facciamo così? Così. Allora facciamo. Aspetta, no, guarda, facciamo la puntata. Di 60. Sì, 20. Sì. 60? 20, 20, 20, 20 ancora. 20 ancora. Ah, so, accidente. A me. Bendizione. Sì, non mi sei. Fermi. No, sì. No, niente, niente. Prova tu adesso. Sì. Ma se mi. No.
guardate, guardate, sto scappando! Via, li abbiamo distanziato. Non si vedono più. Anzi, ti dico che non ci sono. Ma dove saranno andati? Via, via, di qua. Dove? Di qua, di qua. Guarda come hanno ridotto la... Dai! Accelera, una macchina rossa ci sta inseguendo. Ma non saranno i pompieri. Ma che pompieri? Accelera! Ancora! Bisogna prenderli prima che arrivino in città. Out of my way. Get lost! Scram! Li abbiamo seminati. E ora dove andiamo? E dove vuoi andare? Da Bimbo? Va bene. Ricordi dove abita Bimbo? L'ufficio deve essere da questa parte, in una di queste traverse. Gli raccontiamo tutto. Bimbo! 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 Morto. Morto? Che facciamo? Ongelooflijk.
alles aan gruizels geslagen, alles kapot. Wat een bende, wat een bende. Wat is hier gebeurd? Niente, stiamo giocando col morto. In ieder geval begrijp ik er niets van. E meno male che siete arrivati in tempo, altrimenti qui finiva male, Ho chiuso, Ho chiuso. Ma chiudi sempre. Het is een buitengewoon geluk geweest dat u erin geslaagd bent te vluchten aan de agenten die de opdracht hadden u te arresteren. Daar u op deze wijze het de agenten heeft mogelijk gemaakt de gehele bende te vangen. Uit naam van onze politie, dank u zeer. L'ispettore vi ringrazia moltissimo a tutte e due e dice che è stata una vera fortuna che voi siate riusciti a spiegare agli agenti che avevano l'ordine di arrestarvi. E in tal modo avete dato alla polizia la possibilità di catturare la banda. Grazie. Parli, parli. Sono veramente rischiato la vita questi italiani. E pensate che si buscheranno d'ergasto? Francamente questo non si può dire. Ma signore, la prego, sia accorga. Ma che dici? Me lo pagherete! Prego, prego. Ma siediti. L'energumeno. Ja, fatti tu sette. Sì, sì, mi siedo. Prego. Ecco. Mi sono seduto. Mi consentono? Ecco, noi ancora non abbiamo capito come sono andati i fatti. Il racconto è semplice. Tutto è incominciato per una cascata di diamanti, quelli del signor Van Gulder. Fred Stein, che era il suo socio in affari, lo fece uccidere da un suo sicario, un certo Berger, a Roma, per impadronirsene. Naturalmente, però, gli restava da fare la parte più difficile. Cioè portare fuori i diamanti dall'Olanda. Cercò per questo scopo di servirsi degli hippie nei quali si era introdotto sotto falso nome lo stesso Berger che si faceva chiamare David e del loro capo spirituale, un certo guru. Anzi, sfruttando una strana rassomiglianza con quest'ultimo in modo che avrebbe potuto dare agli hippie sacchetti contenenti le pietre sacre del Gange e gli stessi diamanti. E loro gli hippie li avrebbero portati, senza saperlo naturalmente, oltre le frontiere di tutto il mondo. Berger, giustamente, aveva considerato il fatto che noi avremmo perquisito gli hippie al momento della partenza, ma soltanto per vedere se portavano la droga, e quella non c'era. Lui aveva sbagliato perché il guru non era morto, se l'era cavata semplicemente con un bagno nel fiume dove lo avevano scaraventato una volta ritenuto cadavere. Il guru da buon fakiro è insensibile ai proiettili. Ma allora, se ho ben capito, noi ci entriamo soltanto per le fotografie. De foto was het bewijs van de misdaad en daarom proberen ze weer terug te krijgen. Ah, naturalmente, naturalmente. La fotografia rappresentava la prova dell'assassinio del guru. Quindi Fred Stein cercava di riaverla con tutti i mezzi. Excuse me, mister. Peccato che non parlo l'olandese. Ma questi carognoni ci hanno fatto passare le pene dell'inferno. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar legt u hem maar uit dat we hem daarom lieten schaduwen. Om hen te redden in de kleermakerij van het theater en bij de molen. Begrijpt u nu? Ah. Sì, dice che per questo vi hanno messo alle costole Leonangelo Custode, che è poi lo stesso uomo che vi ha salvati e alla sartoria teatrale. Ah. Excuse me, mister. Peccato che non parlo l'olandese. L'angioletto. Vliegen, vliegen. Latino o olandese? L'angelo era un agente dell'Interpol. Mi scusi, no? Dunque, la partita. Ciccio, la partita. L'Inter contro la Polonia. E parlo di un poliziotto internazionale. Capisco. Scusimi, mister. Noi lo conosciamo. Kentia. Sì, e chi è? Bimbo! È lui. Ma fantasma! Ma certo che sono vivo, sto benissimo, guarda. Respira. Respira, è vivo. Respira, è vivo. Fammi sentire. Ceccio, gli batte il cuore. Scusate, ma allora l'angelo custode sarebbe lui? Ja, hey is it. È bravo, Bimbo. Bravo, complimenti. Allora l'arresto all'aeroporto è stato un trucco. Sì, Fred Stein dubitava della mia identità e così abbiamo cercato di fargliela. Tutto un trucco. Excuse me, you capisce, figlio di...
Niente, scusi. Altro che 007, quel bimbong, tutti lo credono. Un commerciante, uno che sta in ufficio vendendo solamente recipetti. Allacciarsi le cinture, prego. Sì. Beh, sai come si dice, tutto è bene quel che finisce bene. A proposito, vorrei sapere dove è andato a finire quel rollino. Chi lo avrà preso? Beh, io veramente non lo so, perché non è facile. Però sono convinto che non l'abbia preso nessuno. Scusa, come fai a dire nessuno? Beh, non te lo so spiegare. Quando siamo andati all'Alfa Hotel a fotografare, mi sono accorto, quando siamo rientrati, che la macchina era scarica. La macchina scarica? Mi hai fatto stai rischiare calmo. La vita per niente. Va bene, ma stai calmo. Vuoi che ti faccio portare un po' di bicarbonato? Un fernet caldo. Casa mia, la più bella che ci... Che c'è? E quello chi è? Mi presento, io sono Rosalia, la fidanzata di questo palandore. E tu ti sei fidanzato senza il nostro consenso. Che consenso è consenso? Ma... sappiate che il palandone mi ha tesamorata e aspetta un pappagallino. E se venisse a saperlo mio padre? Sì? Qui succede un 48! Mi scusi, ma suo padre chi è? Chi è? Alocero Merendino di Accicizia! Ah! La porta! Cretino! E il telefono! Mi conosce pure lei. Pronto? È dalla Sicilia. Passamelo. Sì? 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 Sì. Sì. Ma insomma, chi è? Calogero Merendino. E che vuole? Vuol sapere la data delle nozze. Oh, e no! Lo sentiste, papà? Ah.